Ciao a tutti amici, bentornati. Questo probabilmente sarà uno degli ultimi episodi di questa fantastica serie che ci ha accompagnato negli ultimi tempi. E che dire, è stato intenso, no? Molto intenso. Dobbiamo eliminare quei tre castelli a nord, ho capito. È l'unico modo. Oh no! Cosa brutta è che siamo passati da 2000 a 8-900 uomini, eh. Ok. Attacchiamo e prendiamogli questo sfalcimma di castello. Più deboli su e meglio è. Più deboli su e meglio è. Il problema è che devo riuscire a prendere dei castelli da solo. Facendo ciò riuscirò sicuramente a sconfiggere prima i Lannister. Everyone, follow your sergeants! Ecco perché non avanzavano. Ah!
Ok. Madonna mia qua. Perfetto. Ok, attacchiamo. Passare. Grazie. Dove stanno andando? Cazzatissimo. È rimasto, sono rimasti due stronzi là sopra. Si sono ritirati nel castello. Io non ci voglio andare. Andiamo ai soldati. Quando vuoi. Prigioniero. Ramsay Snow è il prossimo a morire. No, e invece no. Vabbè, andiamo quindi a Fair Castle. Fair Castle è stato preso. Noi adesso ci muoviamo verso Bainfort per debellare da questa zona la minaccia dei Lannister. Vediamo chi sarà il nuovo proprietario di Fair Castle. Niente, sempre sto cretino, è assurdo. Questo se sta a fare i peggio sorti. Cioè, se io non avessi preso quegli edifici e ciao, quegli insediamenti, perché li volevo io. E chi cazzo mi deve? Pike. Qua mi sa che combattono in A-Stack, infatti, Black Tide. Va bene. Allora, questo è composto da Vai dentro. Oi, ma sei pazzo? Sei un pazzo. No. Sei un pazzo. Tu sei un pazzo furioso. Vabbè, senti. Ragazzi, io non vi sto facendo vedere le battaglie nei castelli perché sono tutti uguali. Al massimo vi faccio vedere l'ultimo dell'ultimo castello e basta, perché se devo farvi vedere sempre le stesse cose, trite, mi rompete i coglioni, sinceramente. Golden Tooth è sotto assedio da parte di non so chi. Cornfield è sotto assedio. What
Attenzione. I Frey hanno cambiato fazione, sono con i Bravos. È bravo. Cretino. E ora... Si è fatto tardi, ragazzi, dai. A questi li facciamo morire di fame. 5 giorni. Facciamo scendere la garrison. E poi... Ci sarà la fine. Salvo insediamenti di cui non si ha conoscenza io. Ho quasi 5 milioni. Ho quasi eguagliato il mio primo record su Mountain Blade Bannerlord nel 2020, quando conquistai tutta Carradia con l'impero meridionale assieme a Raghea, che poi morì e diventai poi anche io l'imperatore del regno. E là fu figo, fu veramente figo. Avevo il comando di tutto, primissime versioni, quindi i clan nemici c'erano ancora, ma bei tempi. Cornfield is taken. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Chi sarà il nuovo proprietario? Uno diverso. E che è successo? Ma a me va bene. Uno diverso da Bavisar. Porca puttana. Ragazzi. Zero. Assedio. Assalto direttamente. Va bene così. Va bene così. Signori. Ecco mia gioia informarvi che i Lannister sono stati sconfitti. Adesso noi vedremo il video. Signori, è stato un grande piacere, spero che la serie vi sia piaciuta. Io termino qui la serie. Daenerys ha vinto, ma King's Landing è mia. Ragazzi, grazie per aver visto questa fantastica serie, spero che vi sia piaciuta, spero che vi sia piaciuto come abbia giocato, spero che vi siate divertiti, è stato fantastico. È stato veramente fantastico e noi ci vedremo su dei prossimi video. Questo è il mio personaggio arrivato a questo punto del gioco, quindi vi lascio vedere anche le mie abilità. E niente, amici, grazie di cuore, veramente grazie. Prima di lasciarci voglio vedere che, siccome è comparso questo della ritirata, voglio vedere che succede. Dico un cano, c'è un signore dentro un'eremita. Che cazzo è per te? Scusami, Daghetto. Tu sei benino. Vediamo quanto è benino. Sembra una sua colazione. Però, in fondo mi vuole bene, dai. Eremita, andiamo a vedere un attimo. Credo di aver capito perché questo dovrebbe venire da un gioco base in cui tu puoi
semplicemente ritirarti dal gioco a bove, tanto io ho sanguato tutto, non è un problema in sé, però sono curioso, ci voglio vedere le statistiche finali, dai, sarebbe una degna fine. Si è fatto un bel posticino il signorino. Eccolo. E che mi dà? Lui ci chiede... Tu devi essere uno di quei tipici lord che cavancano i loro cavallo su questa terra, schiattano tutto per le ricchezze e il potere... Lui spera che si faccia un buon uso, effettivamente. Ma sì, io ho detto che con i poteri si vanga del bene, no? Insomma, e l'eremita risponde che molta gente dice a se stessa che lo fanno, loro vogliono il potere solo per fare del bene, ma in realtà non cercano solo per averlo per sé. L'unico modo per essere sicuri di non essere troppo avari di questo troppo potere che noi poi abbiamo è di lasciarlo. Bene. Qui si decide il destino, perché mi dice qua potrei essere libero di fare letteralmente ciò che vuoi, libero da qualsiasi cosa. Ok. E qua tu puoi scegliere se continuare con tua moglie oppure fare endgame. Io faccio endgame. Vediamo che succede. Un'ora e 36. No, sarà sbagliato qua. Mi sono ritirato. 9 anni di gioco, in 9 anni è successo un casino, ho fatto nascere 6 figli, ho vinto 8 tornei. No, non è vero, ho perso, si vede nei video, è perché mi sono ritirato e quindi conta sempre come vittorie, ma in realtà io ho perso almeno 4-5 battaglie sicure, quindi diciamo che è un po' sfasato, ma perché mi sono ritirato. Ero ucciso in battaglia 8, vero? Boh, non mi ricordo. Vabbè, madonna quanti prigionieri. Le finanze. Crafting poco. E companions. Bene, ok. Molto... Qua è sbagliato per me, perché non ho fatto 0 sconfitte. Sarebbe forse bello. No. È perché semplicemente, non avendo mai perso effettivamente, quindi non essendo mai caduto come prigioniero, non conta mai la sconfitta. Vabbè, ci sta, non ho distrutto nessun clan. Va bene, molto interessante, dai. Nulla, di nuovo, grazie. Noi ci vedremo sui prossimi video, per la terza volta l'ho detto. Ciao ragazzi.